2 su 2, perché si onda dell'allenatore, si onda partita dell'anno nuovo e si onda vittoria consecutiva. Diciamo che Livorno, secondo me, non ha fatto un'ottima partita, però direi che l'ha fatta, ha fatto una discreta partita, perché comunque sì, sono stati errori più o meno, chiamiamoli stupidi, però Livorno se l'ha giocata alla grande e secondo me se l'è meritata la vittoria. Decisamente. E insomma, parliamo un po' di questa partita. Partita che era iniziata col piede sbagliato, perché avevamo preso un gol piuttosto, tra virgolette, da classica dormita, diciamolo così, dalla difesa e del Livorno in sé per sé. Però ci siamo rifatti. Siamo rifatti anche se, comunque, io personalmente, quando poi il Brescia ha fatto il secondo gol, che sarà sul 3-2, mi sono un pochino cagata sotto perché comunque attaccava e la squadra credo che comunque, come poi dirò anche dopo nel video, dopo appunto il secondo gol del Brescia è calata non poco, anche se comunque poi siamo riusciti a fare per fortuna il 4 con quel tiro spaventoso di Djokovic, perché è stato veramente, credo che lui era andato a finire nel 7. Comunque, una partita appunto come ho detto, credo che Livorno l'abbia gestita piuttosto bene e credo che come ho detto prima, per quanto riguarda il risultato finale, Livorno appunto non abbia rubato assolutamente niente, anzi. Diciamo una partita nella quale non ci sono state grandi, come si può dire, cose che hanno influenzato la partita, soprattutto dato che quest'anno credo che Livorno purtroppo è stato condizionato svariate volte dalle scelte arbitrali e invece questa partita no, anzi, partita correttissima, anzi piuttosto corretta, a parte qualche un pochino, non so, di discussione, mi sta venendo in mente la riframmazione Caraccio, però è una partita piuttosto corretta, che Livorno, e questa anche ora questa via è una cosa a parte, cioè, si può dire, una cosa che non riguarda tanto il gioco, se per sé, ma riguarda comunque il modo di affrontare partite di Livorno. Allora, Livorno, io non so se era per vedi Gautieri, ma assolutamente no, credo che siano degli stessi. Comunque, se ci avete fatto caso, ogni volta prendeva, credo, 3 minimo, 4 ammunizioni a partita, se non ne poi addirittura un'espulsione come l'altra volta. Ceccherini, ma lui Ceccherini, come vi dissi nel precedente video, è stato veramente, scusate, però un coglione barra brodo. Comunque, Livorno questa volta lì è stato abbastanza bravo. E comunque anche nella partita precedente, a parte Ceccherini, penso che abbia fatto questa cosa. Cioè, io spero che la pausa abbia, tra virgolette, anche un pochino placato gli animi dei giocatori, perché tutte le volte si poteva mia prendere tutte queste ammunizioni lì. E insomma, questa partita lì, fra l'altro, no? A parte incredibilmente, appunto, non ci sono state queste scorrettezze, chiamiamolo così. Comunque, lasciando sta questa vicina lì, parliamo prima della partita del gioco. Allora, Livorno che ha giocato in maniera semmai tranquilla, ha fatto delle buone cose. Fra l'altro, credo che dal punto di vista dei movimenti del gioco, il secondo gol ne è proprio la conferma. Secondo il nostro Dio, su quell'azione fatta, soprattutto anzi, conclusa da Silegardi e creata, diciamo, la palla da avvantaggiato. E appunto il gioco era meno male, io non so se riprende la Gelain in sé per sé o comunque i giocatori stessi, insomma, ora si trovano di più, meno male il gioco comunque c'è di più. Sono contento del nuovo acquisto che si è messo, diciamo, secondo me bene in mostra, non in maniera ottima perché comunque anche lui, secondo me, deve e dovrà un po' integrarsi al gioco della squadra, però credo che abbia fatto una buona partita. Mi riferisco a Piressa, nuovo acquisto. E credo che ci sia stato comunque, si può dire, delle buone cose per ogni reparto. Il reparto ha fatto si è completato abbastanza bene, anche se sono, devo essere onesto, la difesa ha un po' traballato, perché comunque era una difesa. Così Emerson, diciamo, tra virgolette, pilastro, cioè uomo fondamentale, però con giocatori diversi dalla partita precedente. Però comunque credo che la difesa, anche se ci ha fatto, tra virgolette, un pochino, diciamo, soffrire, non si è comportata malissimo, non benissimo, ma nemmeno malissimo, normalmente, ecco.
Parlando appunto di, tra virgolette, di cose sbagliate, diciamo, parlando magari dei singoli, anche se comunque se non è la squadra si è comportata, come ho già detto prima, in maniera discreta, non è ottimale, ma io credo che un 6 e mezzo, bene o male, ci può venire fuori, così. Credo che se si debba dire proprio il peggiore, tra virgolette, di oggi, io direi Moscati. Moscati, che non che abbia giocato male, però io in compenso con tutta la squadra oggi era un pochino, tra virgolette, un po' lo sbando, era un po' rincotto, chiamiamolo così, era un po' fuori dal gioco. E niente, lo dico perché comunque Moscati si è dimostrato un giovane piuttosto interessante per quanto riguarda la Serie B e per quanto riguarda i Pro Livorno, e quindi quando sbaglia un pochino, io personalmente lo noto un po' di più. Però beh, che ha fatto la partita da 4-5, secondo me comunque era una osina in più da Dio. E niente, una cosa che comunque mi sta sorprendendo è che la maggior parte delle volte, cioè la maggior parte delle volte, un po' di più, ecco, in confronto alle partite precedenti, il Livorno quando crea concretizza. Non sempre, però concretizza, perché comunque vabbè, i giocatori, nel senso, l'attacco per me la squadra è quella, nel senso, che c'hai un libro invece in attacco, e chi lo fa go, è quello. Però diciamo che comunque i giocatori concretizza di più, e credo che la squadra comunque sia anche molto più offensiva di prima, o perlomeno nell'ultima partita, ecco, mettiamola così. E poi niente, diciamo che appunto, se si riusciva a togliere quei due gol, che per il secondo io non ho per dare la colpa a lui assolutamente, anzi, comunque sì, il giocatore del Brescia in questo caso è arrivato in porta avversaria per la nostra, vuol dire che qualcuno ce l'ha fatta arrivare. Appunto di Mazzoni, che nel secondo gol secondo me allora è uscito un po' strano e ha lasciato la porta soprattutto di qua, cioè la sua sinistra, purtroppo vuota, e quindi il giocatore del Brescia dopo lui ha fatto il gol. Però se si lascia stare il primo e il secondo gol, che secondo me sono presi per distrazioni stupide, cioè non per errori plateali, chi ha paura che possa ricadere nelle future partite, o perlomeno così la penso io. Diciamo che Livorno, anche dal punto di vista difensivo, come ho detto prima, non ha giocato male, e niente. Poi sono contento che l'ha fatto veramente, che l'ha fatto con Gonnelli, perché Gonnelli secondo me è uno di quei difensori che te lo puoi tenere praticamente stretto e farlo crescere, perché comunque credo che lui, se non sbaglio, in ogni partita che è entrato, che è già titolare, non abbia mai fatto quella figuraccia, come purtroppo capita spesso ai giocatori di farlo. Per ora, guarda, lo dico toccandomi. E quindi niente, se ne è uno di quei giocatori difensori che non, cioè, spero per lui di sì, però rimanendo con i piedi per terra, non dico che possa diventare, tra virgolette, i nuovi Beckenbauer, Thiago Silva, quello che mi pare, però secondo me può diventare un buon difensore, ecco, soprattutto per il calcio italiano. E la vista è una cosa mia così, che comunque volevo dire. E sono contento, fra l'altro, che mi ha fatto gol, che fra l'altro io ero in curva nord, quindi quando è successo nel suo tempo ero lontano e non l'ho visto bene, chiamiamola dinamica del gol, però credo che sia stata anche abbastanza una cosa, tra virgolette, la pace, ecco, della pace d'aria, tra virgolette, eh. E niente, nulla, io sono contento, spero comunque di tenere questa positività sia per me, sia per tutti i tifosi, soprattutto per la squadra, anche guardando le punte delle prossime partite, ecco, diciamo così. Comunque dai, io credo che non ci sia niente da dire, perché errori plateali ci sono stati. Una cosa sola che volevo dire in più, come ho detto prima di Moscati, che è stato, non che abbia giocato male, ripeto, però tra virgolette quello un po' meno, come si può dire, diciamo quello un pochino più peggio, anche se non si può dire quello peggio, un pochino peggio. All'addio anche il top, diciamo, lui era il flop, diciamo, il top della giornata odierna, della partita odierna, secondo me è stato, e qui ci faccio, aggiorniamo la rubrica di lui, che l'avevo già iniziata l'altra volta, quindi Jelinic, penso avete capito che si pronuncia così, non dico Jelinic, insomma Jelinic, che oggi ha fatto una partita, ragazzi, secondo me da signori, cioè, per amor di Dio. Anche lui ogni tanto ha sbagliato qualcosa, ma è normale, che te ne siamo umani, si sbaglia. Però oggi mi ha veramente sorpreso e sono contento. Sono contento perché
per chi mi segue, io ho sempre detto, l'ho sempre infamato, sono sincero, però ho sempre anche detto che secondo me è un giovane che può migliorare tanto, e credo che dall'inizio anno ad ora sia migliorato un po', un bel po'. C'ha anche molta più sicurezza, ha fatto anche un discreto gol, comunque il primo. E niente, sono veramente contento e spero di, per la squadra, anche per lui, che venga fuori così, che venga fuori bene e che c'è questa sicurezza. Addirittura ha fatto anche una fintina di fare, tipo una sorta di velo, fa un bel gol, poi ha fatto svariate volte cambi di gioco, triangolazioni, mi è piaciuto tanto. E niente, quindi credo che oggi sia quello lì, secondo me, che ha giocato meglio. O perlomeno uno dei meglio della squadra. Ripeto comunque che la squadra, sarà la 20ª volta, lo dico, oggi si aggira intorno al voto 6 e mezzo. Se ci arriva quasi, 6, 6 e mezzo. Quindi sono contento e speriamo di tenere questa appunto positività, questa voglia di fare punti, perché crediamoci che siamo secondi insieme a Bologna e non so, però non ho visto la classifica. L'altra volta sarei insieme a 4, se non sbaglio. Tanto il Martin sarebbe così, ce ne sono 200, appicciatevi ai coglioni. E niente, comunque l'importante è se siondi, siamo lì, forse non ha pareggiato bene, sono contento, personalmente sono contento. E niente, guardiamo un po' di essere carichi anche per la prossima. Via, detto questo, vi saluto e appunto ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!